Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa guida che sto facendo completamente in italiano, oggi andremo a sfidare il luogotenente Surge per ottenere la terza medaglia nella palestra di tipo elettro di Aranciopoli. Eccoci qui, ci sarà la leggendaria sfida Pikachu contro Raichu, perché ho intenzione di usare Pikachu per battere il luogotenente Surge. Esatto, non voglio fare il cheesy cheesy e usare, non so, Charmeleon, tirargli due lanciafiamme e tritarlo. Voglio provare a batterlo con Pikachu. Detto ciò, prima di poter battere il luogotenente Surge, dovremo affrontare lui, Brock. Brock, you're moving fast, Glacial. This is already going to be your third gym. Ti stai muovendo molto velocemente, Glacial. Questa sarà già la tua terza palestra. Sono riuscito a viaggiare per i fatti miei, diciamo. Think I can keep you up. Pensi che posso starti dietro? Sicuramente. Infatti Brock riesce appunto a iniziare il suo viaggio da allevatore di Pokémon, lasciando appunto i suoi fratelli per conto loro. Noi proviamo a fare un double kick qui, eh. Ok, non so quanto riusciremo a batterlo questo tipo. Ok, lui usa Bind per adesso, quindi va bene. Non ci fa troppo male. Continuiamo con double kick. Tackle, questo ci farà già più male. Però noi effettivamente abbiamo un Pikachu che ha una difesa più alta del normale, perché la sua natura gli aumenta la difesa. Sfortunatamente per noi, gli aumenta la difesa e gli diminuisce l'attacco speciale. Ok, Geodude, lasciamo Pikachu. Con double kick. Ahia, Seismic Toss. Questo fa male. Andiamo di nuovo con double kick. Vediamo cosa fa lui. Ok, Seismic Toss, niente, Pikachu ci saluta, di già. Eh già, Pikachu, addio. Mandiamo Squirtle. Facciamo prendere un po' di punti esperienza a lui. Water Gun. Semplice, semplice. Ecco fatto, livello 17. E mandare in campo Zubat. Teniamo in campo Squirtle. E usiamo Skull Bash, dai. Vai, aumenta la sua difesa. Niente, se lo sostituisce, ma che infame, che è che manda in campo? Ma dai, tra tutti proprio lui, l'unico che gli fa pochissimo danno. Bisogna essere stronzi, ecco, bravo, sostituisce di nuovo. Ok, Butterfree, a questo punto Psybeam dovrebbe disintegrarlo. Non del tutto, ok. Anche Butterfree è un Pokémon molto scarso, purtroppo, perché la sua natura gli diminuisce l'attacco speciale. Fortunatamente poi probabilmente lo scambieremo. O comunque lo lasceremo andare con le sua con i suoi bat con i suoi altri Butterfree. Ok, abbiamo battuto Brock. Non facciamo evolvere Squirtle. I guess I should continue my journey. Penso che dovrei continuare il mio viaggio. Non vorrei rallentarti troppo. Ok, Brock se ne va. Noi andiamo a curare il nostro Pikachu, che purtroppo appunto ha questa natura bruttissima. Cioè, avesse avuto una natura diversa, sarebbe stato tutto un altro gioco. E invece si è beccato una natura pessima per Pikachu, che gli diminuisce l'attacco speciale. Proveremo a fare un Pikachu fisico a questo punto, eh. Cioè, andremo con un Pikachu fisico. Eh sì, i Pokémon di tipo elettro sono forti contro Volante, Acqua, che sono tipo tre dei nostri Pokémon. Insomma, battiamo questi allenatori prima. Cerchiamo di prendere un po' di punti esperienza con Pikachu. Vai. Thunderbolt. Ah, questi hanno rotolamento. Cristo. Ok. E noi li abbiamo fatto così poco male con un brutto colpo. Ok. Double kick no, perché tanto gli farei meno male. Ok, Voltorb se n'è andato. Dammi un po' di punti esperienza però. Olè, livello 21. Finta? Finta potrebbe essere interessante perché è fisica. Però no, conviene tenere attacco rapido. Sì. Non ho visto chi manda, ma mandiamo comunque Pikachu. Ok, Magnemite. Magnemite e Double Kick dovrebbe essere molto molto buono. Esatto. Magneto Bomba, non ci fa quasi nulla. Ok. E abbiamo abbattuto anche questo Magnemite.
andiamo a curare Pikachu, non voglio sprecare sinceramente pozioni, tanto abbiamo il centro Pokémon qui fuori. Ecco fatto. Andiamo a battere un altro allenatore. Ce n'è uno che dovrebbe avere tipo due Pikachu. E lì è una bella. È un bel banco di prova, eh. Quello è un bel banco di prova per la sfida poi contro Raichu. Ok, lui che ha Electabuzz. Cacchio. Questo ci trita. Andiamo con Thunderbolt. Non gli facciamo nulla, probabilmente, esatto. E lui con Comete ci fa tantissimo danno. Quick Attack. Oh, gli facciamo comunque più danno. Gli facciamo quasi più danno. Double Kick. Oh, gli facciamo più danno con Double Kick. Andiamo a curare, anzi a cambiare Pokémon. Non voglio sprecare strumenti, ma andiamo in Charmeleon. Ok, Low Kick, non ci fa nulla. Flamethrower e addio. Ah, mi paralizza pure. Va bene. Paralizzato un'altra volta. Shockwave. Cioè, davvero mi ha sconfitto Charmeleon così? Davvero? Vabbè, manderemo Bulbasaur. Però minchia, ragazze. Seed Bomb. E un'altra Seed Bomb. Ok. Pikachu perlomeno sale a livello 23. E Bulbasaur quasi a livello 21. Andiamo a curare i nostri Pokémon che sono stati disintegrati da un Electabuzz a livello 20. Figuratevi un Raichu. Figuratevi il Raichu del luogotenente Surge. Ok, andiamo a battere l'ultimo allenatore di questa palestra, che è questo tizio qui davanti al generatore. Questo marinaio. Eccolo quello con due Pikachu. Sailor Dwayne, Dwayne Johnson, The Rock, proprio lui. Allora, andiamo con Double Kick. Va bene, mi ha paralizzato lo statico, ok. Non è un problema. Ma mi paralizza almeno o non ha effetto? Boh, non esce che sia paralizzato. Ok, un altro Pikachu. No, ma andiamo comunque il nostro Pikachu. Vai, Double Kick. Double Kick. Mi sa che userò Double Kick contro Raichu, eh. Mi sa che è davvero l'unico modo per batterlo. Con Pikachu, perlomeno. Senza, tipo, overlivellarlo al 30, per dire. Ok. A questo punto, apriamo questo passaggio, che sono... I due interruttori sono uno qui. No, uno qui da... No, ho sbagliato, scusatemi. Uno qui, ok. E l'altro qui. Tac. Andiamo a curarci Pikachu per l'ultima volta. E già che ci sono, oltre a curarmi Pikachu, saliamo un attimo qui. Dov'è che è l'erba alta? Ok, è tipo in culo ai lupi l'erba alta. Vorrei farlo arrivare a livello 23, gli manca pochissimo. Tanto vale farlo, no? Tanto vale farlo arrivare al livello 23. Ecco, tu Pidgey sei ottimo. Electro Ball. Vai, vai. Un altro paio di Pokémon selvatici. O anche solo uno di quelli magari decenti, non un Pidgey. Niente, Pidgey. Pure di un livello inferiore, così imparo, stronzo. Ecco qua. Dai, un altro Pokémon, così almeno arrivo a livello 23 e lo combatto forse con una possibilità di vittoria. Vai. Perfetto, livello 23, double team, ma sinceramente no, grazie. Ok, andiamo al centro Pokémon e andiamo a fare la sfida della verità contro il tenente Surge. E vediamo se riusciamo a batterlo, effettivamente, perché può essere strano. Cioè, sinceramente non penso di poterlo battere con un Pikachu a livello 23.
un 1v1 contro un Raichu, che sicuramente poi avrà delle mosse incredibili. Però proviamoci, assolutamente. Sarebbe stupido da parte nostra non farlo, d'altronde è nell'avventura del cartone animato di Ash. Eccolo qua, il luogotenente Surge. Fiero proprio. Vai. Non sembra una sfida per me, ma penso che ti batterò comunque, che combatterò con te comunque. Preparati ad essere tagliato con l'elettricità, Electrocuted Shrimp. Ok. Andiamo con Pikachu, è una lotta uno contro uno, possiamo usare solo un Pokémon. Ovviamente lui, appunto, anche lui userà solo un Pokémon. Raichu, a livello 20. E noi Pikachu a livello 23. Iniziamo con Double Kick. Mega Punch. Cristo. Cioè, lui ha Mega Punch. Ok, per fortuna ho usato Thunder Shock al posto di Mega Punch. Ok, siamo a metà vita. Siamo a vita gialla. Ok, altro. Ma Mega Punch ci distrugge. Nemmeno più di tanto. Perché il nostro Pikachu ha la difesa più alta. Quindi Mega Punch non lo uccide. Proviamo con Quick Attack. Vai. E andiamo! È stato più facile di quello che pensassi in realtà. Cosa? Com'è possibile? E abbiamo anche vinto 3.000 poche dollari. Ti sei guadagnato la medaglia tuono. Ottimo. E anche questa TM, e anche questa MT. Fulmine, niente male. Ti sei dimostrato meglio di quanto mi aspettassi, bambino, ragazzo. Non vedo l'ora di combattere contro te di nuovo un giorno. Bene, ragazzi, abbiamo battuto il luogotenente Surge con il nostro Pikachu nell'1v1 leggendario Pikachu contro Raichu. Bene così. Curiamo i nostri Pokémon. Ecco fatto. Poi mettiamo davanti il nostro Charmeleon deve diventare il prima possibile Charizard per poter spaccare i culi a tutti. E nel prossimo episodio andremo sulla MN Anno, sulla SS Anno, sulla nave appunto, dove Ash scambierà il proprio Butterfree con un Raticate. Grazie a tutti per aver seguito questo video. Io vi ricordo di mettere un mi piace al video se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.